Ed ecco a voi Alex Randolph. Beh, io volevo essere ultimo anche per codardia, perché così potevo, è come Madame de Pompadour quando è salito sul scaffold, su dove tagliargli la testa, ha detto: "Encore un moment, monsieur le bourreau." Beh, mi sentivo così, allora cercavo di legare questo momento terribile quando anch'io dovrò parlare. Beh, io ho passato, si può dire, tutta la mia vita a pensare a questi problemi, allora naturalmente questo non basterà per dire tutto quello che voglio dire sul gioco. In tutti i casi vedo che questo titolo dice gioco, cultura, didattica, divertimento. Io vorrei fare voglio parlare di tutte queste cose veramente brevemente, ma in un altro ordine. Vorrei parlare di cultura, divertimento, gioco e didattica. Cultura anche un po' per chiarire le idee, perché oramai sotto cultura si vuol dire quasi tutto. Io penso che forse di cultura bisogna dire che il gruppo trasmette da una generazione all'altra un certo numero di nozioni, di cose, e tutto questo è la cultura, e che queste cose che identificano il gruppo, e tra queste cose ci sono molte cose utilissime: c'è la cucina, c'è la tecnologia, le armi, i metodi, la medicina. Ma naturalmente non voglio fare delle separazioni fisse, perché tutte queste cose vanno uno nell'altro. Poi c'è tutto un altro gruppo di cose interamente diverse, e che mi piace chiamare le cose inutili. Inutili, ma io sono un po' responsabile di quello che ho detto nel passato, perché adesso vedo che vengo addirittura citato, ma io di tanto in tanto cambio idee, allora non so più se devo essere responsabile su quello che ho detto prima o su quello che penso adesso. Ma in tutti i casi, tra tutte queste cose veramente inutili, nel senso che non sono utilitarie, c'è tutto quello che noi scriviamo sotto cultura con la C maiuscola, ossia la musica, la danza, la filosofia. Ho fatto persino una lista qui che non riesco a leggere perché non ho messo gli occhiali, ma li metto adesso. Tutto lo spettacolo, tutto quello che ha a fare con l'estetica, tutte cose che non veramente, che sono fini a se stesse, e che dunque si può dire che non servono a niente, perché non, se sono fini a se stesse non servono per un'altra cosa, e che dunque sono inutili, ma che sono anche le cose più importanti, e che hanno l'unico scopo di darci piacere. Ma noi ci vergogniamo un po' di avere tutte queste cose che ci danno solo piacere, la letteratura, la poesia. Allora mettiamo questa C maiuscola, e in generale parliamo di cultura con un certo tono e con certe geste. Si vede benissimo la televisione, appena viene la cultura, subito molto seri, e si vergogna veramente che sono tutte cose che servono solo a darci piacere. E tra queste cose naturalmente c'è il gioco, quasi nel senso più puro della cosa. Ma ho altre cose da dire. Sul divertimento, sì, questo è il secondo tema. Io credo che la necessità profonda del divertimento è la necessità di separarci dalla vita. Io ho sentito che Valtanier parlava della vita in una maniera che io non parlerei della vita. Io la vedo come una cosa veramente caotica, incomprensibile, tragica, e che in tutti i casi avrà una brutta fine, e noi dobbiamo separarci da questa, abbiamo la necessità di separarci da questa vita. Perché? Perché a differenza degli animali sappiamo benissimo come andrà a finire, e anche sappiamo benissimo che è incomprensibile, che succedono continuamente delle cose assurde, e che siamo minacciati, che siamo estremamente deboli e anche molto fragili e anche vulnerabili. Insomma, non abbiamo una carapace intorno di noi come certi animali più felici. Noi siamo tutti esposti, allora siamo presi pieni di angosce, e poi con le angosce sociali siamo degli animali sociali, e dunque siamo semplicemente continuamente in rivalità con altri, e tutto questo ci rende la vita quasi impossibile. Allora ci dobbiamo separare di questo, e facciamo delle cose puramente umane, che sono comprensibili, che sono artificiali,
E ad un tratto siamo contenti perché siamo le cose, sono le cose che possiamo capire e che servono solo a darci piacere. Quando dico artificiale vuol dire per esempio il teatro, specialmente il teatro giapponese e l'opera, che sono riproduzioni della vita, non solo rese comprensibili e semplificate perciò, ma sono irreali. A me in casi mi piacciono gli spettacoli che sono i più artificiali possibili, per questo mi piace molto l'opera, perché insomma tutti questi signori che cantano davanti a questi qui che stanno morendo così, e poi mi piacciono le complicazioni e le assurdità delle trame. Certi di voi che amano l'opera dovrebbero una volta per divertire la famiglia raccontare la trama della Traviata, non della Traviata che è semplice, ma del Trovatore che è bella, perché la trama del Trovatore è impossibile da capire, però è meravigliosa perché poi la musica ci entusiasma, ci dà tanto piacere. E come esempio, e che è molto vicino al gioco, stavo sempre pensando mentre che parlavo ungaro di come faceva questo romanzo, ma io penso che tutta la nostra narrativa è un po' così, ma specialmente diciamo in certi momenti della storia. Per esempio il periodo classico del teatro francese era meraviglioso perché bisognava fare il teatro con degli alessandrini, questi sono versi di 12 sillabe che dovevano rimare in un certo modo e non ci doveva essere il salto da una all'altra, e tante altre regole formidabili, come per esempio che tutta la trama doveva svolgersi in 24 ore. Allora una tragedia come il Cid, per esempio, dove il padre di lui è offeso dal padre di lei, allora lui deve vendicarsi uccidendo il padre di lei, tutto questo in un giorno. Lei, molto mortificata, lo rinuncia a lui, allora lui va a combattere i mori, vince, ritorna e il re li perdona, lui si riconcilia con la donna e si sposano. Tutto questo in 24 ore, questo trovo meraviglioso. Poi tutto scritto in questo ritmo, questa maniera. Quello sì che è gioco, perché ha migliorato di molto questa storiella. Oppure i Paladini di Francia, qui avete l'Ariosto che ha fatto la chanson de Roland e così via. Sono delle cose bellissime perché io sono sicuro che le cose in verità sono andate in tutt'altro modo. Allora c'è questo desiderio di correggere la vita. Io credo che dell'arte, della pittura, della scultura, certamente i monumenti, tutto questo oggi abbiamo visto il monumento del Bersagliere. Beh, sì, sono veramente correzioni della vita, si vede la vita come avrebbe dovuto essere. E dunque, questo è un elemento di questa parte artificiale. Io dico che tutta questa cultura con la C maiuscola, che veramente serve solo a darci piacere, che tutta questa cultura è una maniera di giocare, e in questo modo mi contraddico con quello che ho detto tante volte, perché io penso che veramente che tutto è gioco, quello che non fa parte della vita reale. Appena ci separiamo e facciamo come se, facciamo per gioco, cominciamo a giocare. Cioè, tutto quello che è finzione, per esempio, è una maniera di giocare. Solamente bisogna distinguere tra questo e il gioco, perché il gioco dei giochi, veramente quella è una cosa diversa, e quella è quella della quale parliamo sempre, quando abbiamo questi bei convegni dove ci riuniamo di tanto in tanto e ci scambiamo i nostri pensieri. Allora, tra le altre cose che questa vita artificiale deve sempre avere, è la ricerca dell'armonia. Insomma, la musica è quasi per eccellenza giocare, perché neanche questo non è veramente una separazione da che cosa? Non dalla vita, ma dal rumore, dal caos. E non mi ricordo veramente quello che tu volevi dire con questo caos, ma io credo che la sensazione che noi abbiamo del caos e del quale ci vogliamo separare è uno delle ragioni principali per la quale giochiamo, insomma, perché bisogna fare le cose con ordine. Ebbene, in quello che noi chiamiamo artificiale è sempre l'ordine, è la linea retta, è la concezione umana
del mondo è un mondo artificiale. Adesso andiamo verso la natura, facciamo queste cose romantiche e così via. In verità noi abbiamo paura della natura, paura della giungla, e allora facciamo il giardino. Ebbene, e nello stesso tempo abbiamo paura del rumore, del caos, e facciamo la musica, il ritmo. E anche perché proprio sembra che di questo ritmo ne abbiamo bisogno. Questo ritmo si ritrova in tutte queste cose di gioco, e nel gioco stesso sempre. Adesso sono troppo asciutto. Ebbene, passiamo al gioco. Io penso che la forma più pura di questo separarsi dalla vita, di questo giocare con tutte le cose, con i romanzi, con la musica, con il teatro, sia il gioco stesso. Perché mentre che queste altre sono o le correzioni del passato, cercando di vedere come avrebbero dovuto passarsi le cose, oppure anche del presente in un certo senso, perché anche col romanzo, perché mentre che noi leggiamo il romanzo è presente, è totalmente diverso dal gioco, però ha questo elemento che è presente, che è adesso. E io penso anche al romanzo dell'Ottocento, dove addirittura era a puntate. Il grande romanziere Balzac ha scritto tutto a puntate, anche Dostoevsky e così. Allora ci si aspettava queste cose, e era un'esperienza presente, non era del passato, ma neanche del futuro, perché si sapeva sempre che almeno una persona, sì, per Ungaro è veramente un gioco, perché lui non sa quello che sta per succedere, ma per quelli che lo leggono, anche loro non sanno quello che sta succedendo, ma sanno che qualcuno lo sa, che lo ha saputo perché lo ha scritto, dunque sono rassicurati sul futuro. Invece nel gioco, ed è questa l'essenziale differenza tra il gioco e tutte queste altre maniere di giocare, è che nessuno sa come andrà a finire. E allora abbiamo questa incertezza della vita vera. Allora abbiamo una cosa totalmente artificiale, ma che ha questo elemento essenziale della vera vita, che è che non sappiamo come andrà a finire. Sappiamo che non andrà a finire male, perché sappiamo che ha un tempo limitato. Allora, certe caratteristiche, è uno scenario. Il creatore di giochi crea uno scenario nel quale si svolgeranno certe cose, estremamente limitate, in un luogo limitato. Io credo che il luogo del gioco è quasi un luogo sacro, è il posto dove si andrà a giocare, la scacchiera, e lì si svolgerà una certa azione secondo delle regole comprensibili e che avrà un significato e che poi ci riserva delle sorprese, l'incognita del gioco, sono queste banalità che gli scrittori di sport parlano, palla rotonda e queste cose qui, ma ha veramente un senso. Che cosa succede? Che cosa è questo scenario nel quale si gioca? Ebbene, si cerca sempre a parlare di giochi non competitivi, tutte queste cose, tutte assurdità. La verità è che ci deve essere il confronto. Il gioco è fatto del confronto. L'agonismo è proprio il piacere di giocare, è agonistico. E crea delle relazioni molto curiose tra i giocatori. Per esempio, io posso giocare a scacchi con il mio migliore amico e io gli voglio bene, fare sacrifici qualsiasi per lui, però quando gioco a scacchi è tutta un'altra cosa. Lì voglio vincere con un veleno dentro di me che appena riconosco io stesso, ed è questo il gioco. Facciamo finta, sappiamo benissimo che stiamo giocando, che possiamo dunque essere disturbati durante il gioco, ma mentre che giochiamo siamo fissati, siamo in uno stato di trance, ci siamo stati toccati da una baghetta magica che ha escluso il mondo esteriore. È un'esperienza straordinaria della quale veramente abbiamo bisogno. Io credo che il gioco è una cosa della quale abbiamo profondamente bisogno, e che comincia soltanto a quel momento quando siamo davvero immersi nel gioco. Allora giochiamo. E queste relazioni sono tra i giocatori, ma non solo tra i giocatori. Mettiamo che io sto vedendo due che giocano a tennis a lontano, è una cosa molto bella, la palla va già avanti e indietro, sono vestiti di bianco, corrono.
io vengo un po' più vicino, giocano bene, io mi avvicino un po', avendo in mente che si stanno vicino alla rete, loro si accorgono di me. Ebbene, io divento un elemento importante nel loro gioco, sono lo spettatore, il testimone, e giocheranno o bene o meglio, o peggio, non lo so, ma in tutti i casi saranno fortemente influenzati da questo altro. Ed è sempre così, anche quando si gioca a scacchi, per esempio, ci sono questi personaggi che sono sempre intorno, che guardano questa parte, guardano l'altra, poi cominciano a fare sì con la testa, probabilmente non capendo niente di quello che sta facendo, però avendo un'influenza fondamentale su quello che stiamo facendo noi che giochiamo, non è vero? Non disturbano, fanno parte della cosa. Questo è ancora più straordinario, diciamo nel gioco del calcio, dove, sì, Marco Donadoni tutte le domeniche gioca a calcio con pochi spettatori, ma figurati uno stadio dove c'è tutta questa altra gente che è completamente fissa su quello che fai. Perché trovo che è tanto straordinario? Perché non è politica, non è guerra, ma è gioco. E allo stesso tempo questi qui sono presi completamente da questa cosa. Ma non solo loro. Pensiamo alla finale della Coppa del Mondo di calcio, dove a un certo punto molto cruciale il caro Maradona ha passato la palla molto avanti e Valdano, credo che si chiama, l'ha presa e ha avanzato tutto solo verso la porta tedesca. Ebbene, non eravamo solo, eravamo su quei 100.000 che erano lì dal Messico a vedere, eravamo miliardi di persone a vedere, e se tutta la nostra attenzione era puntata su questa cosa abbastanza ridicola, questo qui che stava per calciare un pallone in una rete. Allora, e questa separazione tra la vita reale e la vita del gioco, e l'importanza allo stesso tempo della partita del gioco, del gioco, è questo che trovo talmente affascinante e forse che vale la pena di darci quasi tutta una vita. Ma poi la parte finale, pensavo che era la più importante, era quella della didattica. Ah, sempre mi viene un peso quando sto pensando a questa didattica col gioco, perché è veramente troppo domandare a un gioco che sia qualche cosa d'altro che il divertimento. È il divertimento, è unicamente il divertimento, come tutte queste altre cose tanto importanti con la C maiuscola. Allora mi sforzo di trovare una ragione. Sì, c'è una bella cosa didattica nel gioco, ed è molto importante, è il comportamento. Infatti si può dire che il comportamento di una popolazione dipende di come gioca, e che per esempio si può persino fare degli studi sociologici di che cosa è una popolazione e cosa è una nazione, di come gioca. Per esempio in Giappone agli scacchi si gioca in maniera molto strana, perché il corpo è completamente immobile, si ha una relazione molto intima con l'avversario, ma estremamente silenziosa e posata, ma mentre che nei giocatori di scacchi europei si alzano dal tavolo, fanno delle mosse, fumano e fanno altre cose che ai giapponesi sarebbero orrende, quando giochiamo a scacchi i pezzi li muoviamo con silenzio, anzi sono feltrati sotto, fanno dei movimenti bellissimi, completamente silenziosi sulla scacchiera. In Giappone invece, con tutta questa forma, loro tengono i pezzi in una certa maniera, che sono i pezzi piatti, e li battono quasi di continuo sulla scacchiera, fanno un baccano dell'altro mondo. Allora deve esserci, c'è proprio qualcosa di profondo. Ma quando dico del comportamento, io mi ricordo che quando eravamo bambini noi ci insegnavano a perdere, cosa che non si fa più questi giorni, ma in quei giorni sì, si insegnava a perdere. Noi quando perdevamo una partita di calcio dovevamo essere estremamente gentili con l'avversario, sorridere, congratularle e dirgli persino porca miseria che hanno giocato meglio, che non sarà stato vero per niente, ma faceva parte di una forma, di una maniera di comportarsi. Perciò io penso che sì, si può imparare qualche cosa giocando, si può imparare un comportamento, si può imparare per esempio che quando si perde non bisogna mai dire che si è giocato male, perché quello diminuisce l'avversario. Un'altra cosa che non bisogna mai fare, non bisogna mai essere generosi con l'avversario mentre che si gioca, perché se mai lui si accorge che uno lo ha aiutato a vincere, è un'offesa orribile e si è veramente distrutto non solo il gioco, ma un giocatore. Allora, quando giocate con i bambini,
mai lasciarli vincere. È una cosa terribile di fare, sempre essere crudeli, cattivi e giocare come bisogna giocare. Dopo bisogna fare, dopo invece tutta un'altra cosa, perché si gioca per vincere. Questo veramente Marco l'ha detto, è la cosa più importante, si gioca per vincere, per questo piacere straordinario che c'è nel vincere, però si impara a perdere. E io credo che se si è imparato a perdere, si è imparato la cosa più importante della vita, siccome perdere è la cosa che dobbiamo fare il più sovente, e anche è quella che finalmente dovremo fare alla fine. Allora si è imparato tutto se si è imparato quello.